Con il rituale taglio del nastro è stato inaugurato alla Rotonda Diaz il Campus Salute edizione 2021. Per 3 giorni, sul lungomare di Napoli, il più grande ospedale da campo garantirà visite mediche gratuite a cittadini e turisti. Tante le specialistiche presenti, dalla cardiologia alla ginecologia, dalla gastroenterologia agli esami ecografici. Quest'anno, grazie alla sinergia con la Regione Campania, sarà presente anche un camper che permetterà agli aventi diritto di ricevere la terza dose del vaccino anti-Covid, come spiega Pasquale Riccio, presidente del campus. Siamo contenti quest'anno di avere in questa particolare occasione che ci vede ripartire uno dei simboli della ripartenza, che è il vaccino. Infatti avremo il camper dell'ASL Napoli 1 che somministrerà il vaccino a tutti coloro che vorranno vaccinarsi. Oltre questo torneremo con l'entusiasmo di sempre, grazie all'impegno di tutti i volontari, a fare prevenzione con tante specialistiche che praticamente verranno svolte queste visite dai nostri medici volontari, ricordiamolo sempre, che regaleranno tante prestazioni gratuite alla cittadinanza. Oltre alla medicina, anche tanto sport e cultura, come spiega Tommaso Mandato. Rimane l'obiettivo quello di portare quanta più gente possibile in piazza per parlare loro di prevenzione. Lo facciamo in maniera alquanto particolare, cioè attraverso l'organizzazione di una serie di eventi, sia sportivi. Quest'anno, come al solito, ci sarà la possibilità, con l'aiuto del CONI, delle federazioni, di mettere a disposizione tante attività sportive. E quest'anno abbiamo aggiunto, oltre all'attività culturale con delle presentazioni di libri, anche un ricco cartellone di spettacoli, dove ci saranno tanti dei nostri testimonial che effettueranno ogni sera delle loro rappresentazioni, fra cui Paolo Cagliazzo, Rosaria De Cicco, Patrizio Oliva, Monica Sarnelli, Francesca Maresca, insomma, un gran parterre, tutti a favore della prevenzione.